L'onore e l'onere di essere ufficialmente la squadra che rappresenta la città di Avellino e, non di meno, la sua provincia. Dopo la definitiva estromissione dal professionismo dell'US Avellino, sancita dal TAR del Lazio, per il calcio avellino è arrivato il momento di assumersi il compito di far rimarginare le ferite sanguinanti dei tifosi biancoverdi, riportandoli nei palcoscenici che gli sono stati strappati per effetto di errori grossolani pagati a carissimo prezzo. E ormai conto alla rovescia per l'esordio assoluto e stagionale in Serie D. Domenica alle 15 allo Stadio Sale contro il neopromosso La Dispoli, la prima giornata del girone G. Questo pomeriggio la preparazione è entrata nella sua fase conclusiva al Partenio Lombardi, che stamane è stato al centro di un tavolo in comune tra la vecchia e la nuova proprietà. È ancora corsa contro il tempo per aprire le porte mercoledì prossimo in Coppa Italia contro il Nola. I lupi si sono allenati sotto gli occhi di Martin Wilmots, il talentuoso centrocampista belga, classe 99, ha fatto ritorno in Italia ed ha assistito alla seduta di allenamento pomeridiana in compagnia di suo padre Mark. Alla fine della sessione di lavoro ha incontrato il direttore sportivo Carlo Musa per definire i dettagli di un'intesa che vorrebbe fortemente per tornare a vestire il biancoverde. Sul fronte campo ha lavorato a parte Sforzini e sono ufficiali gli ingaggi di Bruno, Carbonelli, Mentana e Tompté. Nel Lazio il tandem d'attacco sarà composto da De Vena e Ciotola, la coppia difensiva centrale da Morero e Michailovski, mentre a centrocampo Buono e il già citato Tompté si contendono una maglia. Qualora la spuntasse il primo, Gerbaudo agirebbe largo a sinistra. È davvero il momento di voltare pagina.